Caterina, buonasera. Noi siamo in compagnia dell'onorevole Nuti del Movimento 5 Stelle. Allora, diciamo subito che questa è un po' una giornata nella quale che si gioca soprattutto su un doppio binario, se vogliamo. Da una parte l'azione di governo che il Presidente del Consiglio Enrico Letta vuole rilanciare, quel patto di coalizione per il quale inizia, dà avvio oggi a questa serie di incontri a partire dal gruppo di Scelta Civica. Tra poco alle 17.30 la delegazione salirà qui a Palazzo Chigi. Dall'altro c'è quello della riforma della legge elettorale, tre le opzioni lanciate dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, le ricordiamo brevemente: il cosiddetto modello spagnolo, sul quale sembra convergere, almeno da un certo punto di vista, Forza Italia, che tra l'altro, ricordiamo, proprio in queste ore sta riunendo i vertici alla Camera, a pochi passi qui da Palazzo Chigi a Montecitorio, una riunione tecnica per Forza Italia, Denis Verdini, Sandro Bondi, gli ex coordinatori del partito, con i capigruppo Romani e Brunetta. Dovrebbe terminare proprio in questi minuti l'incontro, e poi ancora gli altri due modelli: il modello Sindaco d'Italia, gradito al nuovo centrodestra, e ancora invece l'altro modello, il Mattarellum. In questo caso sarebbe un Mattarellum corretto, ossia il precedente sistema di voto, quello precedente all'attuale Porcellum. Ma intanto chiediamo proprio su questo fronte, su questo aspetto, all'onorevole Nuti: sembra essere più gradito a voi il Mattarellum, anche se voi in realtà avete chiuso a ogni dialogo con Matteo Renzi? La proposta del Movimento 5 Stelle è quella del Mattarellum senza ulteriori modifiche, mentre invece quella di Renzi contiene comunque un premio di maggioranza o un doppio turno. Quindi entrambe, tutte e tre le proposte di Renzi sono per noi inaccettabili. Semplicemente c'è un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, il Porcellum, quindi la cosa più logica è riprendere la legge precedente, il Mattarellum, e riproporla uguale e andare alle elezioni. Poi sarà il nuovo Parlamento a fare una nuova legge elettorale valida e costituzionale. Su una cosa però sembrate essere d'accordo, quantomeno con quello che viene detto e dal leader del PD e un po' anche dagli altri partiti, cioè fare in fretta, fare presto, cercare di chiudere entro il mese di gennaio sulla legge elettorale quantomeno. Ma guardi, per noi la legge elettorale è già pronta, perché il Mattarellum è una legge già pronta, infatti è inutile tutte queste chiacchiere che fanno i vari partiti, il PD, PDL e così via. Hanno creato il Porcellum, non hanno voluto modificare per tutto questo tempo, e noi diciamo che il Mattarellum è già pronto, è inutile perdere tempo in discussioni, in riunioni, fuori dal Parlamento, cercando chissà quale accordo. L'accordo si deve fare con i cittadini, e i cittadini in questo momento l'unica soluzione che possono accettare è il Mattarellum. Senta, resta invece dura la vostra opposizione a questo esecutivo, all'attività del governo di Enrico Letta, quella che lo stesso Premier sta cercando di rilanciare dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Tra l'altro ricordiamo anche che è stato annullato, o meglio fatto slittare, il vertice italo-turco previsto per il 17 gennaio, proprio per dare modo al Presidente del Consiglio di effettuare questi incontri bilaterali e chiudere la partita di questo cronoprogramma entro la fine di gennaio e presentarsi il 29 al vertice di Bruxelles con un'agenda chiara e definita. Beh, guardi, secondo noi il governo ne fa una peggio dell'altra. L'ultimo è questo decreto svuota carceri, che in pratica oggi stesso il ministro Cancellieri in aula, alla Camera, in commissione, ha confermato che quello che dicevamo noi giorni fa è sostanzialmente vero. Cioè, con la liberazione anticipata separata usciranno degli assassini, dei mafiosi prima, ed inoltre c'è il rischio che se un detenuto farà un ricorso per essere stato trattato in maniera indegna, per aver subito dei danni in carcere, probabilmente vincerà e chi pagherà saranno i cittadini. E questa è una cosa assurda. Ovviamente non si può continuare a sostenere appoggiare un governo dove ci sono state dei marchettari o delle persone che sono fatte lobbizzare da altri, come abbiamo denunciato in passato. E mentre i partiti, diciamo, fanno il patto di coalizione, come ha detto lei, e noi cerchiamo di fare il patto con i cittadini. Insomma, al di là della terminologia, evidentemente, insomma, è una posizione che continua a essere intransigente, quella del Movimento 5 Stelle.